Eccoci 20, in collaborazione con TG Event e Cani e Gatti TV Channel presenta 26 luglio 2010, un giorno molto molto importante per i nostri amici a quattro zampe. Vi ricordate i tre giorni dell'Assio all'Assio Città degli Animali? Ve le vado a ricordare perché sicuramente è rimasto in testa a tutti quanti. She said, well, anyway, I'm just dying for a subject change. Oggi giorno molto importante, perché? Perché abbiamo mantenuto un impegno, ancorché con un mese di ritardo, e di questo ci scusiamo, però finalmente inauguriamo, diciamo, il Dog Park della città di Alassio, un'iniziativa che il comune di Alassio, in particolare assessorato al turismo e assessorato all'ambiente, hanno sponsorizzato e caldeggiato, e quindi oggi finalmente apriamo al pubblico il nostro Dog Park. E questa, io sono contentissimo. Cosa diciamo di questa apertura? Beh, direi che questo è un servizio d'eccellenza che noi offriamo ai residenti, ma in particolare anche agli ospiti, ai nostri turisti, per cui un nuovo prodotto che si va ad aggiungere a tutti i prodotti che già da tempo la città di Alassio vuole promuovere, e direi che in particolare questo è un prodotto importante che ha un grandissimo significato. E vi gratifica. E ci gratifica molto. Parco giochi. Un parco giochi per i nostri amici animali a quattro zampe. Abbiamo cercato di mantenere l'impegno, non abbiamo purtroppo ancora terminato, perché naturalmente il parco non è situato proprio nel centro di Alassio, bensì un po' in periferia. Stiamo aspettando che gli addetti ci consegnino, diciamo, la cartellonistica, in maniera che poi anche dal centro città sia facile raggiungerlo, cosa che oggi in effetti non è ancora così. Siamo pronti ad accettare consigli positivi e consigli negativi, comunque bisogna sempre essere costruttivi, no? È bello, ma è all'inizio. Come tutte le cose. Tutte le cose, speriamo che parta, che l'amministrazione comunale, come si è impegnata col famoso patto mano, padrone, zampa e tutto il decalogo del padrone educato che deve essere, porti avanti questo discorso per avere uno spazio per loro. Poi chiaramente all'inizio e ci arriveremo, insistendo ci arriveremo. E comunque una raccomandazione ai padroni dei cani, visto che abbiamo uno spazio, ci sono i sacchetti che ci hanno fatto vedere tutto, ma arriviamo anche noi con il nostro sacchettino, teniamo pulito in modo da non giocarci, l'unico spazio che abbiamo ad Alassio per poter portare loro. Grazie. Manca ancora qualche piccolo dettaglio, piccole cose, però insomma la cosa importante in questo momento è che il Dog Park sia operativo, sia attivo. Il salto agli ostacoli, abbiamo la gomma, adesso andiamo a vedere. Vi ricordate che c'erano per terra degli arbusti? Infatti qui hanno messo questi sassolini apposta in modo tale che i polpastrelli si sfregano contro questi legnettini. Ricordo anche questo gazebo che era ancora in fase di costruzione. È bello comunque rivedere, arrivare dopo e ricordarsi com'era prima e com'è adesso. Sì, in effetti qui è stato fatto un enorme lavoro, perché io addirittura lo ricordo ancora prima che lo vedeste voi, e questa era praticamente un bosco pieno di arbusti e rovi. Quindi io ringrazio ancora una volta la cooperativa La Luna che ci ha dato una mano per rimetterlo a posto, ringrazio gli addetti dell'ufficio ambiente del comune di Alassio, che anche loro hanno contribuito in maniera notevole, e tutte le persone che hanno lavorato. Ringrazio l'Aimeri Ambiente, che è l'azienda che ci fa la raccolta e lo spazzamento, che qui quotidianamente verranno a tenerlo in ordine, quindi a pulirlo, insomma, in maniera che sia sempre all'onore del mondo. Ecco, quindi una raccomandazione che voglio fare ai futuri utenti, insomma, di un senso civico al massimo, buona educazione, quindi laddove è possibile lasciare il più pulito possibile, in maniera che chi viene dopo possa sempre trovarlo in condizioni decenti. Qui invece abbiamo il classico saltino, no? Il percorso sali-scendi, è molto divertente per i cani, però
però manca ovviamente l'antiscivolo che va ancora inserito, insomma. Sì, come dicevo prima, non abbiamo la pretesa di consegnare il lavoro finito alla perfezione, qualcosina manca, questo è una delle cose in effetti molto importanti, perché il cane naturalmente salendo e scendendo può anche impuntarsi con le zampe, quindi il rischio di ferirsi, quindi a giorni verrà posizionato l'apposito antiscivolo in maniera da consentire un utilizzo adeguato senza creare problemi all'animale. Quindi aspettiamo un attimo a fare il classico divertimento sali-scendi, una volta che sarà posizionato l'antiscivolo il cane si potrà sicuramente divertire. Ecco, questi qui sono i punti proprio di riferimento per buttare dentro gli escrementi dei cagnolini. Insomma. Esattamente, quindi dalla parte sotto si estrae l'apposito sacchettino con cui si raccolgono le deiezioni e poi si mettono qua sopra e naturalmente quotidianamente l'azienda, che tra l'altro ce li ha regalati, quindi la ringrazio nuovamente, verrà a svuotarli in maniera da tenerli sempre in ordine, puliti e gradevoli. Un'altra cosa molto molto importante. Arriveranno altri 25 contenitori di diverso tipo con un sacchettino vero e proprio, quindi molto più facile di questo a utilizzare, in maniera che si eviti di sporcarsi in maniera assoluta, quindi molto semplici anche a prova di bambino. Questo è un work in progress. Questo è praticamente un work in progress, quindi fa capire le difficoltà che si hanno a realizzare i lavori, in particolare per gli enti pubblici, perché i tempi si allungano per ragioni burocratiche. Comunque questa è una zona, diciamo, di abbeveraggio degli animali, che naturalmente dopo aver giocato devono dissetarsi, e quindi è collegata a una sorta di autoclave occultata molto bene qui. Si deve ancora realizzare il collegamento tra l'autoclave e la fontanella, in maniera che poi chiunque possa portare il proprio cane e farlo bere tranquillamente senza problemi. Ormai ci siamo, ormai secondo me qui, non dico questione di giorni, perché siamo intorno, ricordiamo che essendo siamo a luglio, quindi ormai siamo anche intorno alle vacanze, siamo vicinissimi, quindi ormai a settembre comunque penso che ormai ci siamo. Mi auguro che sia fatto invece, diciamo, prima delle vacanze di Ferragosto. Ah, quindi siamo, anticipiamo i tempi. Anticipiamo i tempi una volta tanto e quindi cerchiamo, insomma, di renderlo sfruttabile, utilizzabile anche ai nostri amici turisti che vengono a fare le vacanze qua al mese di agosto, quindi chi viene con gli animali troverà il parco per poterlo far sfogare e giocare senza creare problemi in città. La cosa che mi piace è questa, che a me sicuramente arriveranno delle mail sia pro che contro, perché è normale come tutte le cose, ma voi siete proprio anche disponibili ad accettare consigli, perché qui avete proprio accettato dei consigli e Alassio si è stretta proprio in questo patto, mi ricordo a giugno, soprattutto a favore degli animali, e quindi voi avete accettato proprio dei consigli dei cittadini, e qui è anche un po' un'altra scommessa. I cittadini potranno darci dei consigli e potranno darci dei consigli sia positivi che dicendo no, questo non va bene, e si va sempre comunque a delineare, a trovare una soluzione migliore per i nostri amici a quattro zampe, e vi fa veramente onore. Certamente, io dico sempre che i complimenti naturalmente fanno sempre piacere, però le critiche io preferisco riceverle, perché da queste poi nasce lo spunto per poter migliorare. Costruttive. Se ci sono degli suggerimenti che vi arrivassero via mail, noi siamo disponibilissimi a recepirli, farli nostri e quindi cercare in breve tempo di correggere gli eventuali errori che abbiamo fatto. Quindi è una scommessa bellissima, noi siamo molto contenti, finalmente un dog park ad Alassio. Alla prossima.